che ognuno aveva il suo monolocale, possiamo chiamarlo. Lì vedete come un gradino. Qui c'era un muro alto fin qui, lì c'è un altro accenno di muro, c'era un altro gradino. Quindi qua c'erano tre stabiol, che si chiamano. Di fronte altri tre, anche qui vedete i segni dei muri. Però era tutto soffittato, lì ne abbiamo fatto un pezzetto, quindi immaginate un ambiente molto buio, era soffittato per tante ragioni, uno per proteggere i maiali dal caldo e anche dal freddo, ma anche per realizzare per gli odori, evacuare gli odori poi sopra, ma anche per avere un ripostiglio, legname, fieno, cose che non usi più, eccetera. Quindi qua era tutto soffittato. Qui abbiamo demolito appunto questi stabiol per creare un po' lo spazio museale, quindi questo è il fabbro di Cascina, perché una volta chiaramente non c'erano gli artigiani alla nostra disposizione, ma ognuno doveva arrangiarsi. Là vedete dietro delle foto di vecchi artigiani di Cascina, quindi riparare gli attrezzi, i ferri da cavallo, ma facevano un po' di tutto. Qui vedete c'era la collaborazione tra il falegname, lì vedete un po' di attrezzi da legname per fare le ruote, per ripararle, quindi c'erano i cerchi, il ferro.